22, tutto è pronto per questo campionato italiano. Paradenti, guarda se hanno i paradenti ragazzi. Arbitra il signore Marogna, si parte. Prima ripresa, siamo nella categoria super leggeri, campionato dell'italiano. Parte Schinina, El Tano, pugile argentino, arrivato qua in Italia. Si conoscono i ragazzi perché hanno fatto i guanti assieme ancora prima di conoscere che Schinina sarebbe stato l'avversario per il titolo del italiano, dei super leggeri. Al peso ha fatto registrare 63 kg 250 Charlie, 63 kg e 50 e Tano. Imbattuto è Charlie con un palmarès di 12 vittorie. Più alto è Tano. Eltano 176 centimetri, mentre Charlie ha dei centimetri in meno. Si deve avvicinare Charlie, sono tutti due in guardia ortodossa, quindi sinistro in avanti e il destro dietro. Si stanno studiando, ancora sono dei colpi. Devono trovare la misura, comunque si conoscono a Porto San Giorgio, hanno fatto i guanti assieme. Sotto Charlie, prova il montante Schinina, attenzione alla testa ragazzi, è pericolosa. Charlie è campione italiano dal 2000. Corde con un clinch, le distacca Marogna, passo indietro e si riparte. Buon momento di Charlie. El Tano comunque è lì, non è venuto certamente qua per fare un match non elegante, lo conosciamo. 8 vittorie e 2 sconfitte per El Tano. Imbattuto invece è Charlie. Tanti match da dilettante Charlie. Fuori misura Charlie. Deve accorciare la distanza, d'altronde è più basso Charlie e leve più lunghe di Altano, e scadono i primi 10 secondi di questo primo tempo. Un colpo di conto lo porta alle corde. E finisce il primo tempo. Hanno scelto tutti e due lo sgabello, El Tano lì è pronto. Siamo arrivati alla seconda ripresa, dicevo Charlie Metoponi che ha 12 match vinti, di cui uno KO, non ha il pugno da KO, è stato il suo primo match da professionista. Ha vinto contro Marco Petrovic, break. Sono due ragazzi che hanno una box elegante, un in-out, si muovono molto bene sul ring. Fuori misura Charlie, si sta spostando molto molto bene con quella flesso torsione Federico Schinina. Guanti bianchi per Charlie, fuori misura Charlie, non devi buttare via quei colpi Charlie, tutta energia sprecata. Colpo alla nuca, lamenta Schinina del colpo alla nuca, montante anche, sinistro di Charlie che ha trovato Federico sprotetto con il destro giù, tira sulla guardia Federico, sempre fuori misura, tanti colpi sparati a vuoto di Charlie, un montante di Schinina, Charlie lì che lo inquadra.
D'altronde il campione è lui, qui comando io e fa il match, sta facendo il match Charlie. Attenzione, attenzione, break, passo indietro, fuori misura anche Scinina, deve accorciare la misura, devono fare quel mezzo passettino in più, ma si devono prendere tutti i rischi. Cerca di abbassargli, fagli abbassare la guardia Scinina, bene ancora Charlie, Charlie ancora con quel sinistro e sempre Federico con la guardia bassa. Ancora, ancora Charlie, tutte le volte che Charlie va a segno il palazzetto urla, si muove, si agita, tanti tanti tifosi sia dalla parte di Eltano che di Charlie, palazzetto molto pieno, dicevo, la manifestazione sarebbe dovuta svolgere nel campo sportivo della Civitanovese, mentre per ragioni del tempo che oggi è stato inclemente, siamo trovati qua nel palazzetto molto pieno. Ragazzi, ancora con quel sinistro, ancora con quel sinistro Charlie. Lo ha sentito Scinina, finisce il secondo tempo. Siamo arrivati al terzo tempo di questo campionato italiano. Abbiamo visto Charlie rifilare dei ganci sinistri a Scinina, che ha sempre la guardia molto molto bassa. Adesso vediamo, va bene adesso quel diretto di Scinina, testa bassa per Scinina, il referee lo ha ripreso, devono partire, devono accorciare la distanza, devono fare il corpo a corpo più corno. Charlie porta alle corde Scinina. Il main event di questa bellissima manifestazione organizzata dall'Alessandro Abananca. Team Magnesi per Charlie e della Bruno Orcari e il Tano l'italiano. Bene ancora quel sinistro, però questa volta ha trovato il Tano coperto, ha trovato il pertugio, la via per portare a casa il match Charlie con il gancio sinistro. All'angolo di Charlie abbiamo visto Andrea Gabanelli e Daniele Marra, mentre Angelo Malvaso è all'angolo di Federico Scinina. Ancora Charlie, si muove molto bene sotto il corpo Scinina. Break, il tempo passa qua e ancora Charlie sta facendo molto bene. Insecchia con il jab per trovare la misura Scinina, lavora con il jab ma deve partire anche con il destro. Scinina partito con il destro ma dalla lunga distanza, deve accorciare la misura, si guardano negli occhi, vediamo chi parte, Charlie che parte Charlie ma non lo trova. Buon flesso tensione di Scinina. Ancora Charlie che anche con un montante ancora di Scinina, bene ancora Charlie, stop. È un bellissimo match, vale il biglietto ragazzi, fuori misura con quel gancio e finisce. Round
Charlie, secondo il mio personalissimo cartellino, è in vantaggio di poco, ma è in vantaggio, ha rifinato dei buoni colpi. Adesso Federico prova anche il montante, ancora quel sinistro, prova anche il destro. Charlie, non trattenere, l'arbitro Marogna invita Eltano. Charlie ha incontrato tanti pugili da De Mollari, Arbi Cava, dato il montante, e anche Fassino ha incontrato dei buoni fighter sulla sua strada, è un gran bel combattente, si allena seriamente nella palestra di Andrea Gabanelli, nella punta di diamante della BCC. Adesso in una fase di stanca del match, devono rifiatare i guantoni da 12 once. Bene, ancora quello al sinistro. Come dicevo, Charlie ha trovato il pertugio per poter portare a casa il match con quel sinistro, trova sempre protetto e schinina. Attenzione, si conoscono, schinina forse verrà a prendere il casa a Porto San Giorgio, la residenza. Nelle Marche, quarto tempo, fuori misura di Charlie, colpi non vanno a buon fine. I colpi di schinina, sta rifiatando con le braccia Charlie. Il palazzetto incita il Beniamino, campione italiano, e finisce anche il quarto. Il quinto tempo tra Charlie e Eltano, 28 anni tutti e due, a tanti match. Bene, anche il diretto destro di Charlie, prova anche il montante fuori misura con quel gancio sinistro di Charlie. Adesso sembra che schinina abbia preso le misure, si porta sempre fuori misura da quel gancio di Charlie. 12 match da pro di Charlie e 80 match da dilettante per Charlie. 43 vittorie, 25 sconfitte, 12 pari per Charlie nei dilettanti, ma qua è tutta un'altra cosa. Buon flesso tensione di Eltano, pubblico, c'è una bolgia incredibile qua. Pala, Civitanova Marche. Charlie sente il suo pubblico, sa che quest'oggi nella sua difesa del titolo momento importante, qua gioca in casa in questa bella manifestazione organizzata dall'Alessandra Branco. Tanto pubblico, soprattutto pubblico pagante. Bene quel gancio di schinina, fuori misura Charlie, con
Degazzi. Lamenta un colpo alla nuca Eltano, fuori misura, parte da lontano Eltano. C'è ancora Charlie. Bella, hanno una box bella elegante, ma i pugni non sono pugni da KO. Con la testa bassa era partito Charlie, ma nella foga ci sta. Gancio volante, quinto tempo, fuori misura Charlie, adesso un bellissimo montante di Charlie, sotto ring, e finisce anche questo. Abbiamo passato la metà di questo campionato italiano. Cento ring per Charlie, pezzoni neri per Charlie, Eltano l'italiano, l'italo-argentino Federico Scinina sta puntando al titolo italiano. Ora Charlie con quel gancio, con il gancio volante, prova il corpo. Lamenta qualcosa Scinina, sotto Scinina, bene quel gancio di Charlie. Eleganti questi fusili, soprattutto corretti, ragazzi, un sinistro di Charlie, un diretto, ancora ragazzi, Eltano devi portare su quel destro, altrimenti ti entrano tutti. Charlie ha trovato la via per il match, d'altronde si conoscono bene, Eltano tira su quel destro, ti arrivano tutti i ganci sinistri di Charlie. Siamo coperti dal referee Marogna, comunque c'è da dire combattimento molto molto... pressante, molto interessante, è un combattimento che vale il titolo. Bene ancora Charlie al corpo sotto in clinch, è corretto, attenzione alla testa, Charlie non colpire la testa, è stato un friendly warning del referee Marogna, li distanzia, fuori misura sotto. Un colpo di Charlie, bene anche Scinina, se ne danno di santa ragione i ragazzi, li distanzia il referee e ripartono. Vediamo chi ha fiato per questi ultimi secondi di questa sesta ripresa. Finisce la sesta ripresa. Voi altri siete di? Noi siamo di Macerata. Macerata? Sì. Quindi siete venuti qua a seguire? Charlie chiaramente, no? Come sta andando Charlie? Sta andando, potrebbe far meglio probabilmente, però è in gamba anche la prima. Però ricordati che è un campionato italiano, quindi... Certo, ma è in gamba anche la prima. Certo. Quando i pugili sono bravi è perché anche l'avversario sicuramente è forte. Bene, grazie. Come ti chiami? Andrea, bene, Andrea e? Gabriele.
Andrea Gabriella, bene, grazie. Bene, siamo arrivati al settimo tempo. Civitanova e Marche per il titolo italiano. Fino a questo momento l'ago della bilancia pende per Charlie, ma sappiamo tutti molto bene che il pugilato vive di momenti. Bene, bene quel gancio sinistro di Eltano, ma ha risposto bene anche Charlie. Ricordo che il match è sulla distanza delle 10 riprese, siamo arrivati a 7 riprese. È una fase di riposo, la settima, i guantoni cominciano a pesare. L'acido lattico si fa sentire, ma sono preparati ragazzi. Il pubblico sta vedendo un momento di stanca del match e hanno invitato Charlie, che lo ha colpito. È venuto via Schinina. Adesso lo guarda Charlie, ancora Charlie. Settimo match, 28 anni per i ragazzi, bene quel gancio volante che non trova il corpo di Schinina. Ancora Charlie, bene quel sinistro. Vediamo Andrea Gabanelli e Daniele Marra. Vediamo il Catman di Deltano e Angelo Malvaso. L'angolo blu è un settimo tempo privo di grandi emozioni. Adesso Charlie ha qualcosa in più, Schinina viene via e scadono gli ultimi 10 secondi di questo settimo tempo. Dove siete? Di Macerata? Tutti di Macerata? Sì. Come va? Come lo vedete, Charlie? Vediamo bene, però vediamo che molti punti sono un po'. Quindi ci attendiamo un po'. Bene, grazie. A Civitanova Marche, ci stiamo giocando e qui la Erika. Ciao Erika, sei stata bravissima. Brava Erika, vi ricordo che la Erika ha fatto il debutto nei pro e ha vinto un bellissimo match contro la Immacolata. Bene, adesso passiamo a goderci l'incontro tra Charlie Metioponiek e Federico Schinina. Vediamo l'attacco Charlie, che ha fatto molto molto bene. Fuori misura Federico Schinina, il pala Civitanova è una bolgia, tanto pubblico per questo evento. Lui ha visto 4 match dilettanti e 4 match pro, questo è il main event per il titolo italiano. Al peso hanno registrato 63,250 kg
Charlie e 63,050 kg il Tano. Vi ricordo che il peso si fa un giorno prima per dare in modo ai ragazzi che se sono in sovrappeso di poter rientrare nel peso. Adesso è Tano con quella giorda, il Tano. Ottavo round, ottavo tempo. I guantoni e le braccia cominciano a pesare. Break. Non trattenere Shinina, prova a sparare Shinina, prova a fare qualche cosa più, molto probabilmente è stato incalzato, viene via, scivola, non era messo con i piedi, non era posizionato bene con i piedi, è volato, scivolato Charlie. Approfittare Shinina, adesso mi sembra che Shinina abbia preso le misure con Charlie. Testa un po' bassa di Shinina, e finisce anche l'ottavo tempo, passati al nono round di questo bellissimo match che vede per il titolo italiano Charlie Motoponic contro Federico Shinina. Federico Shinina, se vuole portare via il titolo, deve fare molto 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 di più. Break di distanza l'arbitro Marogna. Sul mio personalissimo cartellino Charlie è in vantaggio in virtù delle prime riprese. L'aspetto è una bolgia, non trattenere il tuo avversario. Come dicevo, si conoscono molto bene, hanno fatto i guanti prima di conoscere che sarebbero stati avversari nel campionato italiano. Fuori misura Charlie, buon spostamento di Shinina e il Tano. Non hanno il pugno da KO i ragazzi, hanno una box tecnica. Shinina, in distanza il referee. Ricordo che Charlie è 26esimo nel mondo di categoria. È una bolgia Charlie. Charlie è deciso, ha tenuto tutte le ultime cartucce. Shinina va via Shinina, bene Charlie. Boxing Club Castelfidardo, Shinina della Bruno Arcari. Bel match, aveva caricato il destro Charlie, ma non è arrivato. Adesso prova di destro e finisce.
cari amici. Siamo arrivati alla decima ed ultima ripresa, non colpire l'avversario Charlie alla nuca. E Charlie, vediamo, incorre, insegue Scinina. Ma ormai possiamo dire che il titolo rimane nelle Marche il titolo. Vediamo tutto il pubblico, ragazzi. Grande match di Charlie. D'altronde ha davanti anche un bravo pugile, Scinina, che vanta 10 match. È venuto qua, certamente voleva fare bene, ma ha incontrato Charlie, che questa sera è preparatissimo, bene ancora con quel sinistro, che tiene la testa nella bolgia generale, bene quel montante di Charlie. I secondi scorrono e siamo vicini alla tredicesima vittoria di Charlie, che mantiene il titolo italiano. Ha fatto molto molto bene, fuori misura, bene ancora con quel jab Charlie. Vediamo Eltano si muove, va via, non accetta lo scambio. Adesso un clinch, parte ancora Charlie, ultimo dall'angolo di Charlie. Chiedono al pubblico di incitare Charlie, ma non ha bisogno dell'incitamento. Charlie è carico a palla. Charlie sa che il titolo italiano è ancora saldamente nelle sue mani. E Scinina fa anche dello show, ma è ancora lì. E finisce il match. Fra i due fighter che si conoscono molto molto bene, hanno fatto i guanti prima di sapere che avrebbero poi combattuto per il titolo italiano. Comunque bravo Eltano, si è comportato bene, a parte le ultime gigionaggini dell'ultimo che gliele concediamo. Comunque è un ragazzo molto molto serio, si allena molto. E aspettiamo l'ufficializzazione del